Il Nether, la dimensione contenente creature molto diverse tra di loro, è un luogo pericoloso, pieno di lava, fuoco e vegetazione basata su funghi. Di recente è stata aggiornata, permettendoci così di poter capire cosa sia realmente. Prima di iniziare, vorrei avvisarvi però che potete trovarmi in live con i seguenti orari sia qui su YouTube che sul canale Viola, che trovate in descrizione. Ma partiamo parlando degli abitanti principali della dimensione, ovvero i Piglin, un mob neutrale che attaccherà i player solamente se non sono in possesso di un pezzo di armatura in oro. Con i Piglin sarà possibile effettuare degli scambi, dandogli dell'oro. Ed ecco che anche qui ritorna l'importanza dell'oro nel mondo di Minecraft, e questi abitanti del Nether ne sembrano in qualche modo ossessionati. Ma ripercorriamo un po' l'importanza dell'oro. Sappiamo che 8 blocchi d'oro sono presenti nei tempi marini, messi sotto protezione da dei guardiani. Sappiamo che esistono le mineshaft a livello rialzato nella mesa, perché l'oro si trova molto più facilmente, e poi abbiamo una civiltà ossessionata da quest'ultimo. E come ultimo passo, e non per importanza, grazie all'oro si può creare la netherite, il materiale più resistente del gioco, unendolo ai detriti antichi. Già, proprio i detriti antichi che ci suggeriscono che qualcosa in questo Nether ci sia stato. Di questa specie esistono persino i soggetti zombificati, dei quali andremo a parlare più avanti. Nel Nether vivono anche gli Oglin, un mob ostile, e nel Nether sono l'unica fonte di cibo. Questi ultimi vengono cacciati dai Piglin. Ritornando però a parlare dei Piglin, non si può non parlare dei bastioni, che sono delle grandi strutture possibili da trovare in tutti i biomi. I Piglin e i Piglin brutti spawnano nella struttura. I Piglin brutti sono una variante dei Piglin e sono molto più forti. È estremamente possibile che fossero dei combattenti di primo ordine e non si fanno distrarre da loro. E sembra che abbiano un compito, ovvero proteggere i bastioni. Bastioni nei quali troviamo oro. Ma focalizziamoci su quest'ultimo. Un bastione è un'opera difensiva. È simile alle torri medievali, ma con la differenza che ha la stessa altezza delle mura. Come le torri, si trova quasi sempre agli angoli delle mura. È inutile dire che un bastione viene edificato per scopi bellici, ovvero guerre o battaglie. Io questo lo considererei come un indizio sulla vera origine del Nether, e non solo, perché oltre a un bastione abbiamo una fortezza. Secondo Wikipedia, è una costruzione militare progettata con una funzione tattica difensiva. Ora fermi tutti, perché vi sto per dire la causa del declino del Nether e chi ne sono stati gli artefici. Sappiamo che i Piglin e gli Wither Skeleton sono fondamentalmente nemici, dato che se si trovano nelle vicinanze si metteranno a combattere. Piglin contro Wither. Cosa c'entra, starete pensando? Beh, il Mobistery lascia un'allusione sul fatto che siano stati gli Wither Skeleton a creare le fortezze. Già, fortezze. Stesse fortezze che prima abbiamo ricollegato a uno scopo difensivo riguardante battaglie o guerre, ma abbiamo fatto lo stesso con i bastioni. Non sarà che... Esattamente, le fortezze e i bastioni sono stati costruiti dai rispettivi Wither e Piglin per una guerra scatenatasi tra di loro. Difficile definirne il motivo. Sappiamo solo che nella fortezza c'è la possibilità di trovare oro, ma abbiamo anche la possibilità che gli Wither Skeleton del passato avessero intenzione di saccheggiare i Piglin. Quindi, per una causa o per un'altra, la guerra si è scatenata. In quel passato, molto probabilmente, gli scheletri non erano tali, ma potrebbero essere stati un'altra razza, se non proprio degli umani. Una razza controllata da quello che poteva essere il loro capo, ovvero il Wither Boss. Una guerra che probabilmente è finita con la disfatta dei Wither. Ci sono tante testimonianze, a mio avviso, di questa guerra. In primis, lo stato dei bastioni, completamente distrutti e rovinati, forse a causa delle esplosioni del Wither. Ma non solo, dato che gli Wither Skeleton in sé suggeriscono che sono morti, dando così la quasi certezza che siano stati i Piglin a vincere. I Piglin, coloro che si trovavano nei bastioni, ovvero Brutus, hanno delle cicatrici, forse per simboleggiare la grande battaglia. Ora, i dettagli della battaglia non sono dati saperli, dato che non si hanno abbastanza dettagli, ma una cosa da notare c'è, ovvero il fatto che nella fortezza del Nether si trovino degli spawner di Blaze, mentre nei bastioni possiamo trovare degli spawner di Magma Cube. È possibile che durante questa battaglia o guerra tra le due fazioni
abbiano deciso di creare qualche tipo di arma bellica per difendersi meglio. Ma ricordatevi che tutte queste sono supposizioni. Voglio che voi sappiate che ci sono tante cose da dire sul Nether e non possiamo riassumere tutto in un solo video. Questo per non creare confusione e per non far durare video un'infinità. Oggi abbiamo parlato di questo evento che si è svolto tra le due fazioni, dei Piglin e dei Wither Skeleton. Ma una cosa di cui non si è parlato sono i Piglin zombificati. I uomini maiali hanno spesso cambiato aspetto e funzione durante il corso degli anni. Basti pensare che inizialmente i villici dovevano essere dei maialini umani per poi diventare i Pigman, abitanti del Nether neutrale, per poi diventare Piglin. I metodi per essere trasformati in zombie anch'essi sono cambiati. Ora quello che gli sviluppatori hanno ritenuto il migliore è quello che una volta usciti dal Nether verranno trasformati in zombie. Quindi i Piglin zombificati sono una conseguenza del nostro mondo ed è anche per questo che forse i Piglin non infettati ne sono spaventati. Ragazzi, anche per questo piccolo video è tutto, vi ricordo che mi potete trovare in live, link in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video, ciao!